Siamo qui con Massimo Ghini e Paolo Ruffini al Teatro Manzoni di Milano, dove sono in scena con lo spettacolo Quasi Amici fino al 28 di gennaio. Benvenuti su SMS News Quotidiano. Grazie, grazie. Ti dice grazie. Sì, grazie Allora, incominciamo parlando appunto di questo spettacolo. Io vi chiederei che cosa vi ha convinto ad accettare questa sfida di interpretare appunto uno spettacolo che è tratto dall'omonimo film francese di grandissimo successo. Lo dico io per 32 i soldi, solamente i soldi che ci hanno offerto fin dall'inizio. Dei meri mercenari, sì. Sì, onestamente, è inutile poi discorsi, le cose. Disabilità, il tema, le Ho messo un cose. assegno in bianco dicendo metta la cifra. Il denaro. No, va bene, per rompere il ghiaccio, abbiamo delle motivazioni identiche da questo punto di vista, perché è chiaro che è uno spettacolo emozionante, è anche un rischio. E ce lo siamo detti fin dall'inizio, perché ti confronti con qualcosa di importante che ha avuto la storia che ha avuto. Dall'altra parte, però, come dicevamo, la cosa che ci emoziona ancora è il plot di questo racconto, che è una storia vera, bisogna ogni volta ricordarlo, tradotta in un libro, quindi in un film e poi da noi in teatro. E io penso che l'interpretazione di questi personaggi, la storia che raccontiamo, è stato uno dei motivi che ci ha spinto. Parlo io, ma Assolutamente. concorda anche Paolo, credo, con questo. Sì, cioè senz'altro è una storia emozionante che, sai, quando leggi una bella storia e quando ascolti una bella storia o la vedi, chi fa il nostro lavoro sente l'esigenza di doverla raccontare a più persone possibili, no? È bello sentire quest'urgenza. Parlando dei vostri personaggi, appunto Filippo e Tris, come siete entrati nei panni appunto di questi due uomini che sono molto diversi tra loro, ma che poi alla fine hanno bisogno uno dell'altro per poter andare avanti, per potersi anche completare, se vogliamo? Allora, io sicuramente ho fatto meno fatica, nel senso che comunque è un personaggio che mi assomiglia anche tanto, che è scanzonato, che io a volte non vedo l'ora che siano le 9 per entrare nei panni di uno che si può permettere delle licenziosità che io nella vita magari non posso, delle maleducazioni, delle cafonate. E quindi è la bellezza di interpretare questo ruolo, è la bellezza di fare questo mestiere, uno sfogatoio ogni sera per me, per cui in comune con lui ho questa spietatezza nei confronti della disabilità, che è vero anch'io, nel senso la mancanza di pietà è una cosa che, cioè la pietà in generale è anche secondo me un sentimento che crea ancora più differenza e distanza con persone che apparentemente possano sembrare diverse, non lo sono. Però io mi diverto molto, insomma, mi piace tantissimo. Lui fa più fatica, lui sta di morire Beh, fermo, cioè, da quell'attore, come dire, oramai giustamente, straordinario, riconosciuto, tutto quanto, ho accettato questa cosa dicendo sì, vabbè, insomma, adesso mi metto seduto su una sedia a rotelle. Porca miseria. No, è una grandissima fatica. Odio molto perché spesso gli attori dicono, ah, è la fatica. No, qui la fatica è una fatica, in realtà è veramente, non è solo fisica perché sto seduto, ma è psicologica perché l'idea di dover stare fermo, non muovere niente tranne la testa e basta per 2 ore è faticoso. Oltre a quello c'è, come dire, il percorso psicologico del personaggio, che chiaramente è un percorso come poi anche quello di Driss, cioè un percorso, un arco in cui il personaggio parte in una maniera e arriva in un'altra. E tutto questo dovendomi aiutare semplicemente con il sentimento, con il dialogo e poi a un certo punto anche con delle battute che fanno capire che finalmente questo personaggio è uscito un po' fuori da un tunnel facilmente comprensibile, insomma, è un tetraplegico, cioè un uomo che non può muovere niente del proprio corpo tranne la testa, che vive seduto su una sedia a rotelle, insomma, che ha perduto la mozza, tutta una serie di tragedie, infatti lui sottolinea dicendo, Madonna mia, sei un cumulo di tragedie, però tutto questo fa sì che il loro incontro poi abbia questo valore, secondo me, morale, etico, proprio nei confronti di quello che diciamo al pubblico, perché mettere insieme due personalità così distanti che alla fine invece si incontrano e si scambiano, non è solo il libro cuore moderno. È invece un riflettere su una realtà che esiste, su una realtà, ecco, e vedere come due persone l'hanno affrontata. Torno a ripetere perché Philippe e Driss sono esistiti, devo usare il passato perché purtroppo Philippe è venuto a mancare poco tempo fa, però
però immaginatevi che avventura straordinaria che hanno fatto della loro vita. Cosa manca secondo voi per superare quegli stereotipi, quei pregiudizi che ancora esistono verso, insomma, la disabilità e, tra virgolette, la diversità in generale? Ma allora, fortunatamente siamo già andati molto avanti, insomma, io, cioè, nel senso che comunque ricordo sempre in questo paese, oggi una persona che comunque è diversa, io lavoro con una compagnia di persone disabili e mi vengono sempre i brividi se penso che la maggior parte dei miei colleghi magari 50 anni fa stavano legati a un termosifone caldo di un manicomio, insomma, quindi penso che nonostante ci siano ancora tante cose da fare, almeno possiamo dire che siamo in una società che ha un senso civico, civile, c'è cioè una civiltà differente, insomma, questo è innegabile. Poi, ovviamente, neanche un periodo, appunto, cioè, come sottolinea Massimo più volte, anche questa cosa è politicamente corretta. Sì, è vero che siamo anche in questo periodo dove ci siamo spostati più sulla morale, sul moralismo, un po' sul pietismo, un po' su... Però chi se ne frega, forse per andare in bolla, no? Bisogna prima spostarci da una parte e poi dall'altra e poi alla fine riusciremo a trovare un bilanciamento. Io, dall'esperienza che ho avuto con le persone disabili in genere, le persone disabili non hanno voglia di sentirsi dire poverino, hanno voglia di sentirsi dire tu vali quanto me, che è diverso. E credo che quello si debba fare ancora, cioè il fatto di arrivare veramente a un'idea di parità senza sconti, insomma. Io, avendo visto due volte ho visto lo spettacolo Up and Down, la cosa che mi ha colpito, perché non è semplice dire ah, vedere il bello. A me quello che fa impazzire è appunto far capire al pubblico attraverso quello che fanno il grande gioco per cui questi ragazzi e queste ragazze entrano in una dimensione in cui si prendono in giro o perlomeno accettano il gioco per dimostrare che poi la realtà è quella e si può anche vivere quel tipo di realtà, certo, con l'aiuto, il sostegno, questo è chiaro. Quindi comunque sia, è sempre un problema culturale. Dico una cosa che mi è capitato di dire in qualche conferenza stampa, che c'era questo modo di dire dei nonni che era terribile, sì, che da ragazzini dicevano guardati dai segnati da Dio. Guardati? Dai segnati da Dio. Sì. Io ma non era gente cattiva, no. Però c'era questa concezione, devo dire anche un po' completamente sbagliata, religiosamente sbagliata. Cioè, se nasceva un bambino, una bambina con una problematica di qualunque natura fosse, era perché Dio aveva deciso. Era lo scarto. Certo, ma ti rendi conto? E io mi ricordo sempre questa cosa, adesso ci rido, ma all'epoca, perché capito, guardavi magari qualcuno. Questo vedi che fa parte di un progresso culturale che deve essere ogni volta alimentato. Oggi come oggi ha maggior ragione, perché se poi vedi i ragazzi che vanno solo per strada per scazzottarsi tra di loro e qualche volta ultimamente spararsi, forse grandi risultati non abbiamo raggiunti. Però è giusto pure dire che finalmente si è aperta una finestra, più di una finestra, sì, su questa realtà. Quindi passi in avanti ne sono stati fatti, sì, sicuramente.